Ciao amici montanari, oggi è giovedì 9 luglio 2020, è piuttosto tardi perché è già mezzogiorno e un quarto. Smonto un turno di notte e ho deciso di salire al rifugio Semenza e poi a Cima Laste o Lastè. Adesso devo capire bene dove va l'accento. Ho parcheggiato l'auto più giù, la Malga Pian Grant, e adesso sto salendo dopo un primo tratto su strada forestale. Adesso siamo su sentiero, su prato. Fa veramente tanto caldo perché il sole picchia fortissimo, anche se la temperatura dell'aria non è molto alta, e mi sono fermato un attimo qui all'ombra per registrare questa clip. Il panorama qui è veramente fantastico. Adesso ve lo faccio vedere un attimo. Ecco qua, vediamo se riusciamo senza far pasticci. Ecco qua, abbiamo qui in fondo tutto piano del Cansiglio, questo è l'altopiano del Cansiglio. Spostandoci poi qui abbiamo tutto il Col Visentin, qui sotto col mio ditone fuori fuoco il lago di Santa Croce e poi lì dietro tutte le Dolomiti della Valbelluna. Ora, niente, mi incammino. Vado avanti e noi ci vediamo più tardi. A dopo, Montanari. Allora, usciti dalla vegetazione arborea lungo il sentiero che sale al rifugio Semenza, questo è il magnifico panorama che si apre davanti a noi. Lago di Santa Croce, Col Visentin, altopiano del Cansiglio, ci sono un paio di video su quelle zone, ve li metto qui sopra nelle schede. E di qua, eccoci qua, Cimon della Palantina e Cimon del Cavallo. Ed ora si sale di qua verso il Semenza. Arrivati a quota 1009, a questo bivio, siamo arrivati da questo sentiero e qui ci sono le indicazioni per il rifugio Semenza lungo il 923, anche se su quel masso è segnato il 922. Comunque
sempre dritti di qua. Allora, amici montanari, siamo passati per il rifugio Semenza, che è quello qui sotto, dove abbiamo fatto un po' di pausa, mangiato un ottimo piatto di bigoli con ragù e bevuto una buonissima birra non filtrata. Ora siamo saliti in un attimo a Forcella La Ste. Qui sorge il bivacco invernale del rifugio, adesso andiamo a vederlo. Ed ora ci dirigiamo verso di là, direzione Cima La Ste. Eccoci arrivati al bivacco invernale del rifugio. Qui la vista sulle cime delle Dolomiti Friulane è veramente magnifica, veramente magnifica. A volte non serve raggiungere le cime griffate per avere panorami stupendi. Siamo arrivati sulla cima del Monte La Ste. Qui è veramente molto molto bello, peccato che siano arrivate su queste nuvolone che ci oscurano praticamente tutta la vista. Forse alle mie spalle riuscite a vedere un po' di pianura, dopo casomai ve la faccio vedere meglio, ma purtroppo non si vede granché. Cosa dire? Allora, il sentiero fino a qua è molto bello, impegnativo, nel senso che ci sono alcuni tratti che tirano e l'ultimo pezzettino qui di salita alla cima ha due o tre passaggi, ma non si possono definire difficili, semplicemente c'è qualche gradone sul quale fare un minimo di attenzione. È definibile un sentiero assolutamente escursionistico e tira un po', quello sì, ma per il resto è assolutamente fattibile. Ora qui comincia a fare un po' frescolino, non vorrei prendermi la pioggia, anche se adesso un micro raggio di sole sta uscendo, quindi io mi incammino verso l'auto, anche perché comincia a essere un po' tardi, e noi ci vediamo più giù lungo il percorso. A dopo, montanari. Ora, amici montanari, siamo di nuovo al bivio di prima. Qui partirebbe il sentiero 923 direzione Sas della Madonna, Casera Palantina, che più giù, più o meno all'altezza del Sas della Madonna, si scende per di qua, eccolo qua, così, più o meno all'altezza del Sas della Madonna, e si unisce a una strada bianca che va a finire poi di nuovo a Malga, Pian delle Lastre. Quindi
È vero che poi sarà tutta strada bianca e quindi un po' noiosa, però giusto per non rifare la stessa strada dell'andata, adesso prendiamo il 923. Eccoci arrivati al Sasso della Madonna. Noi prima eravamo più o meno qui, non so se riuscite a vedere, si intravede Rifugio Semenza, ed ora proseguiamo lungo 923 direzione Malga Pian delle Lastre, e il sentiero è questo qui. Il sentiero 923 arriva giù da lì, e nel punto dove si ricongiunge con la strada forestale c'è questo magnifico posto dove sorge questa baracca degli alpini. Vediamo se è aperta, se si può usare un po' come come bivacco. Proviamo a vedere. Sì, è aperta. Ovviamente dentro è buiissimo, vediamo se riesco ad accendere il flash. No, non riesco ad accendere il flash, forse si vede lo stesso qualcosa, però dice che entra dalla porta, vedete, è molto ben tenuta. È un tavolone, un altro tavolo, lì in fondo non so se si vedono, ma ci sono dei letti e c'è uno spazio anche da quel lato lì. Ora, volendo, vedo che ci sono anche delle lampadine, delle luci appese al soffitto, però penso che non... No, l'interruttore non dà luce. Ok, noi ripartiamo, lasciamo tutto qua come abbiamo trovato. Vieni, lei, andiamo. E mi raccomando, questa cosa è importantissima. Allora, amici montanari, sono sulla strada forestale che riporta a Malga Pian delle Lastre, manca poco ormai, quindi volevo fare un po' come sempre il punto della situazione su questa escursione. Allora, il giro è bello, molto appagante, molto divertente, un po' faticoso. Ecco, su questo potrei non essere del tutto obiettivo, visto che sono partito già stanco dal turno di lavoro, però devo dire che tira, comunque il sentiero tira un po'. Non ci sono difficoltà tecniche ed è veramente, come dicevo prima, molto bello. I panorami sono bellissimi, il sentiero è, a parte la pendenza, è facile, e il rifugio su è molto bello e ben gestito. La vista dalla cima, in teoria, visto che io ho trovato un nuvolone, dovrebbe essere fantastica. E cos'altro dire? Sì, il sentiero per il rientro, il 923 che porta al Sasso della Madonna e poi si ricongiunge su questa strada, è una bella discesa spaccagambe. È una bella discesa spaccagambe. Quindi se lo fate, fatelo, ma con attenzione, mi raccomando. Altra cosa importante su questo sentiero è il discorso acqua. Partite ben forniti, non sottovalutate. È un sentiero che non arriva tanto in alto, o meglio, si arriva a 2200 passametri, ma si parte da 1200, e in giornate come queste, quando batte il sole, ci si disidrata molto, e qui acqua non ce n'è, zero assoluto, quindi dovete portarvela tutta da casa, cercate appunto di non restare mai senza. Ecco, detto questo, vi lascio. Ah, ovviamente tutte queste cose le trovate anche sulla scheda PDF che vi lascio nel sito internet, trovate il link qui sotto. Ok, vi lascio come sempre la scheda tecnica e noi ci vediamo dopo per i saluti finali. Come sempre, una veloce indicazione sulla cartografia, che per questa escursione si rifà alla 012 della Tabacco. Si lascia l'auto al parcheggio a pagamento vicino a Malga Pian Grant. Da qui si prende segnale via 926 che porta su strada bianca a Malga Pian delle Lastre. Qui la traccia inizia ad acquisire pendenza e prima nella faggeta, poi su prati, quindi tramite ampie cenge, porta a Rifugio Semenza, dal quale si raggiunge in pochi minuti Forcella La Ste. Tenendo la destra si inizia a salire ripido pendio che porta finalmente a cima La Ste. Per il rientro si torna lungo 926 fino al bivio, dove a sinistra si stacca il 923, che scende molto ripidamente fino al Sasso della Madonna. Da qui, in breve tempo, rimanendo sul 923, si giunge alla strada forestale che conduce nuovamente a Malga Pian delle Lastre e quindi al punto di partenza.
Eccoci qua amici montanari, il video termina qui, se vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento qui sotto e non dimenticatevi di condividerlo per farlo conoscere a quante più persone possibile. Iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video in uscita. Vi lascio come sempre un paio di video che potrebbero interessarvi e il pulsantino per iscrivervi al canale. Ciao montanari, buona montagna a tutti! Bleh, bleh, bleh. Eccoci montanari, il video termina qui, è la quinta volta che la faccio.